Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati in un nuovissimo video. Potremmo definirlo un po' vlog e un po' video lamentela, video informazione, chiamatelo come vi pare. Per chi l'ha riconosciuta qua sulla destra, è il sito della Pixelmon. Faccio sta dico subito questa cosa e poi dopo dico una premessina. Il sito della Pixelmon ha chiuso. Poche parole, secche proprio. Il sito della Pixelmon ha chiuso. Non c'è niente da dire, niente specifiche, però ha chiuso. E mo' insieme leggeremo per la prima volta cosa hanno scritto quelli della Pixelmon, perché non l'ho letto manco io. Vi dico che questo video lo sto facendo proprio velocemente, perché vedete, sto usando anche la webcam, manco la videocamera, perché vedete, è sotto carica, che non era carica, perché lo sto facendo proprio alla buona questo video. Sono anche tutto spettinato, guarda che schifezza, madonna, non vedo neanche l'anteprima della telecamera, tanto per farvi capire, sono proprio scarso in questo momento. Ha chiuso la Pixelmon, ed è una cosa che a me mi riempie veramente di tristezza in una maniera incredibile. L'ultima cosa che si può vedere, io sto video lo sto registrando adesso, oggi che ha chiuso la Pixelmon, proprio l'ho saputo da poche ore. E niente, leggeremo insieme quelli della Pixelmon cosa hanno voluto dire grazie al nostro fedelissimo amico Google Translate in inglese. Oddio, che bello. Allora, è stato... Vabbè, Google Translate, quindi vabbè, la traduzione è un po' alla buona. È stata una gita meravigliosa, un percorso bellissimo. Con molta tristezza, ma tenendo tutti i nostri ricordi affascinanti, dobbiamo annunciare che la Pixelmon sta finendo il suo sviluppo. Abbiamo trascorso una buona volta a fare questa mod, vabbè, un bel periodo, a creare una comunità così meravigliosa, ma dopo una richiesta della società Pokémon chiuderemo le nostre porte. Ragazzi, la Pixelmon chiude perché la Game Freak gli ha rotto il cazzo. Adesso non ho ben capito se è stata anche la Nintendo, ma so principalmente la Game Freak gli ha rotto il cavolo. Gli ha rotto il cavolo e ha detto o ci pagate il copyright o chiudete. Poche parole, è andata così, praticamente. Loro, beh, non essendo milionari, hanno fatto la scelta che avremmo fatto tutti, eh. Mi dispiace per la delusione che questo porterà, ma ricordiamo tutti i grandi tempi in cui abbiamo giocato alla Pixelmon, discutendo di Pokémon, facendo cose strane all'interno di questa mod e tutto il resto che abbiamo fatto. Tutte le buone cose finiscono alla fine e adesso è il nostro tempo. Tuttavia ci sono sempre più cose da fare, essendo parte e divertimento. Continuate a uscire per trovare progetti divertenti, per essere parte di altre grandi cose, per investire il tuo tempo e l'entusiasmo. Addio, il team della Pixelmon. Parole, a me mi sono piaciute, cioè, le ho lette adesso per la prima volta, veramente bellissime parole. L'ha scritto Mr. Masochism, vabbè, magari un nome diverso era anche meglio, però. Bellissime parole, hanno detto che comunque la Pixelmon chiuderà ed è ufficiale, non porteranno più avanti il progetto. Se qualcuno ha ancora la mod, probabilmente il 99% la troverete in altri siti, non ufficialmente dalla Pixelmon, intanto mi scrivo su TS, non sti cazzi. Non la troverete più dal sito ufficiale, non ne troverete più recenti di quella che c'è, quindi la 5.12 se non sbaglio, o 5.13 adesso non mi ricordo. Qual è l'ultima versione? Sarà l'ultima scaricabile. Ok, se non la pianta lo chicco fuori da TS. E niente, ragazzi. La mini Pixelmon, appunto, fatta con la Pixelmon, l'ultima versione continuerà. Adesso non so quanto, perché queste 2 settimane che verranno siamo un po' occupati. Basta far capire che a volte magari non farò i video insieme alla Zenka perché siamo entrambi in orari un po' diversi, siamo un po' incasinati, però i video ricominceranno e continueranno a uscire magari non serie fisse, però con i termini la faremo uscire. Vabbè, questa era una parentesi. E niente, ragazzi, poco da dire. Mi dispiace veramente, veramente tanto. Io ho fatto questo video più che altro per informarvi e per farvi comunque sapere che anche a me dispiace tantissimo. Ho visto che già qualcun altro ha fatto uscire dei video per questo. Un po' lo ammetto, lo faccio un po' per il clickbait, lo ammetto, non sono così scemo. Però veramente volevo farvi sapere il mio dispiacere riguardo alla chiusura di questo sito. Che io intanto ci guardavo, cioè scrivevo là sopra Pixelmon Download. E ogni tanto andavo nel sito ufficiale e infatti vedevo in questi giorni che iniziava a dare dei problemi. Il sito, ma ho detto, boh, lo staranno aggiornando. E sti cazzi che lo stanno aggiornando, la cosa contraria. Niente, se volete scaricarvela,
cercatevi un sito e tenetevela bella stretta, perché veramente non lo so, non credo che chiuderanno tipo i server della Pixelmon, mi sembra strano, però guarda, ormai non mi sorprende più di niente, ma ho sorpreso questa cosa oggi, è stata capace di sorprendermi. Niente ragazzi, per la Pixelmon è davvero finita, è davvero finita, e anche per questo video possiamo dire che è finita. Bastardi, di quello che dico io vi stuzzico tutti con stuzzicadenti, bastardi infami.